ciao Marco. Allora, ciao Renato. Diamo il via a questa tua rubrica Soundtrack City anche in immagine, no? Perché sì. Voglio ricordare a chi ci ascolta che ogni settimana nel programma Classic Rock on Air, che va in onda su tantissime emittenti italiane, Marco Testoni, che è accanto a me nella conduzione del programma, ha inaugurato questa rubrica. Io sono contentissimo. Chi mi conosce sa che insomma navigo dai tempi di L'immagine del suono, per me l'immagine del suono, partendo dalle copertine dei dischi per arrivare ai videoclip e poi alle colonne sonore, di cui mi occupo ovviamente anche a fianco a Bixio, e per me insomma una rubrica dedicata alle colonne sonore, non solo ai musicisti ma anche a tutto il mondo che sta attorno alle colonne sonore, a cominciare da Marco che è un music supervisor oltre ad essere musicista. Senti Marco, che dire, come si dice in bocca al lupo nel mondo del cinema, del video? Non lo diciamo, che non è radiofonico, diciamo, non è radiofonico quello che si dice. E allora, niente, cominciamo, suggerisco a tutti di fare molta attenzione, perché la musica per il cinema non è più un corredo, un sottofondo, ma è protagonista come gli attori. Allora, grazie Renato, non poteva essere, esserci partenza migliore che quella con te, e soprattutto anche con l'ospite di oggi, perché iniziamo subito con il botto, cioè oggi è con noi ospite un premio Davide Donatello, quello del 2018, sia come migliore musicista sia come miglior canzone originale, e sto parlando di Pivio, del celebre duo Pivio e De Scalzi. Quindi, ottima partenza, ok. Ciao Renato, ci si vede a Classic Rock. Ciao Pivio. Eccoci, ciao ciao. Allora, con Pivio già ci siamo sentiti nel programma radiofonico appunto Classic Rock on Air, che ci ospita via radio, e invece adesso abbiamo la diretta quarantena, la chiamo io, cioè nel senso ognuno nelle proprie case. Allora, ciao Pivio, ciao Pivio. Quindi insomma, allegria da tutti i pori. Noi ce la mettiamo l'allegria, il resto un po' di meno. Dunque, in realtà questo è un programma, un format che è rivolto un po' a tutti, non solo ai tecnici, però con la scusa che è rivolta a tutti vogliamo dire anche qualche cosa circa questo lavoro, questo nostro lavoro della musica per immagine, eccetera eccetera. Sì. Allora, per cominciare, io avevo dato un'occhiata al tuo IMDb. Sì. Poche cose, qui vedo, leggo esattamente che ci sono una cosa tipo 300 titoli e via dicendo. No, dai, non esagerare, no, sono circa 150. 150, ok, grosso. Niente, sì. Ok, diciamo che sei stato pigro nel... Allora, la prima cosa che ti chiedo, sia io che molti altri pensavamo che Pivio fosse il nome e De Scalzi fosse il cognome, certo. Allora, ci parli di questo sodalizio da quando nasce? Se avete proprio iniziato insieme o no? Beh, guarda, diciamo che con Aldo ci conosciamo veramente da tanto tempo. Stiamo parlando della metà degli anni 70, grosso modo. Sì, e abbiamo iniziato a collaborare sul serio all'inizio degli anni 80, con alcune cose legate soprattutto alla mia attività dell'epoca, che era un'attività legata a un gruppo che si chiama Scortilla, che ancora esiste e sul quale eventualmente potremmo poi parlare ancora. La nostra attività, diciamo, a due, ufficialmente nasce nel 90, con dei timidi tentativi, alcuni dischi, diciamo, a nostro nome, mentre l'attività cinematografica ha la sua vera esordio nel 97, in realtà nel 96, con Il Bagno Turco. Quindi insomma sì, in effetti è tantissimo tempo che lavoriamo insieme, ovviamente continuiamo a mantenere anche spazi, diciamo, autonomi, però insieme abbiamo firmato sì più di 150 colonne sonore.
E l'avvicinamento alla musica per immagini, per quanto ti riguarda, come è avvenuta? Così, naturalmente, occasioni del momento per precisa scelta? No, nel mio caso sicuramente no, perché quando è successo io facevo l'ingegnere al Pais, quindi figurati, mi occupavo proprio di tutt'altro mondo. Ah. E no, è stata una serie di fortuite situazioni, che però, sai, come al solito, tanto fortuite non sono, nel senso che se tu vuoi andare da un punto A ad un punto B, in mezzo ci devono essere un sacco di punti, no? Al di là della geometria che puoi scegliere, che sia euclidea oppure no, però qualcosa in mezzo c'è, no? Quindi siamo arrivati a fare questo primo film, che era appunto Hammam, il bagno turco, con Ferzan Özpetek, che peraltro era anche il suo esordio cinematografico come regista, soprattutto grazie all'uscita che avevamo fatto di un disco che si chiamava Deposizione, nome Transcendental, che poi eravamo sempre Aldo e Dio, però sotto Mentite un altro nome. Sì, esatto. E l'ascolto di questo disco in maniera rocambolesca da parte, appunto, prima del produttore, poi da parte di Ferzan, ha fatto sì che ci chiamasse e mi sono ritrovato ad avere questo incontro, il primo incontro con Ferzan, scoprendo che lui abitava esattamente di fronte a casa mia. Ti chiederei che quartiere era, visto che... Ostiense. Ah, ecco. Quello che mi vede, quello che vede poi sì, sì, per no, quello lo chiedevo. È molto legato al suo territorio. Io nel frattempo mi sono spostato, vabbè, comunque. E quando c'è stato il primo incontro, mi ha fatto vedere il film e mi ha detto sostanzialmente, guarda, se vi interessa, avete a disposizione 12 giorni per fare il film. E io non sapevo niente di come funzionasse, diciamo, il meccanismo, no, produttivo per una colonna sonora. Per cui, chiamato Aldo, lui si è messo a ridere, come dire, ma sì, dai, certo che lo facciamo. E in 12 giorni, in effetti, abbiamo fatto la colonna sonora tale quale la senti e la vedi, diciamo, applicata sul film, senza nessun cambiamento, tale quale. Peraltro nel 96 c'era anche un altro tipo di tecnologia, se non vado, quindi era... E infatti è stato il nostro primo e anche unico, in realtà, film realizzato tutto in pellicola, anche al montaggio, quindi con la moviola, quella di una volta. Esatto. La domanda che ti faccio, e per chi non ci ascolta, è dov'è che l'avete missato? Abbiamo fatto tutto a Genova. Ah, tutto a Genova, tutto a Genova. Mentre il mix cinema qui dove è stato fatto? Se mi ricordo bene, sì, a Cinecittà. A Cinecittà, vedi? A Cinecittà, vedi. Da parte del povero Angelino, chi sa di cinema sa a chi mi riferisco, sì. È stato un grande fonico. E, sì. Io non ho partecipato perché nel frattempo appunto dovevo tornare a Madrid a lavorare presso il Pais e se ne è riparato poi un anno dopo il mix, grosso modo, perché la fretta era dovuta al fatto di poter portare il film a Venezia, ma a Venezia il film non è stato preso, mentre è stato preso dopo molti mesi a Cannes. Aspettati, allora ti racconto questa velocemente. Abbiamo rischiato anche di arrivare in nomination all'Oscar con il nostro primo film, ma siamo stati bloccati da una vertenza portata avanti dal primo ministro turco, a causa del fatto che la storia del bagno turco è una storia omosessuale e a detta del primo ministro, che aveva fatto proprio una discussione parlamentare, nel film l'immagine della Turchia era un'immagine deleteria e per di più l'omosessualità passiva era quella dell'attore turco. Questo succedeva nel 97, immagino, quindi quasi 25 anni fa. Non so, chissà se sarà cambiata nel frattempo la storia, dubito, però ne dubito fortemente. Senti, invece andando avanti, oltrepassando Ferzan Özpetek, io ho tirato fuori sempre da IMDb, allora uno mi ha incuriosito, tu non lo sai, ma i Fetentoni con Alessandro De Robina, io il mio primo film... come musica originale l'ho fatto con Alessandro De Robina, era anche lei fumava il sigaro di molto tempo prima, 70, esatto, quindi mi ha colpito
capito. Ma vado subito avanti e io leggo qui dal 2002 al 2012 distretto di polizia, che esatto, credo sia stato importante sì, per voi. Sì, perché praticamente è il nostro vero esordio televisivo, peraltro con una serie che poi ha avuto un successo pazzesco. E anche lì le cose sono andate in maniera strana, perché noi abbiamo fatto, su richiesta della rete, un provino, e sapevamo che il provino, che poi corrisponde sostanzialmente alla sigla, che credo sia diventata una sorta di icona nel tempo, di distretto di polizia, era stata considerata assolutamente non conforme alle richieste. Con grande fiuto. Esatto. No? Beh, fortunatamente poi non ti racconto tutti i dettagli, però insomma la storia poi ci ha dato ragione in qualche modo, e in effetti il distretto di polizia è stata un'esperienza notevole. Io mi ricordo in particolare una sera in cui passavo con Aldo, il mio socio di Scalzi, per Testaccio, ed era il giorno in cui moriva uno dei personaggi principali della serie, e si sapeva che stava per morire, quindi c'era un'attesa spasmodica da parte del pubblico, e noi camminavamo tranquillamente per andare al cinema a vedere un film lì nel, appunto, al Testaccio, e mentre passavamo sentivamo la nostra musica da tutti i tutte le finestre. No, è stata un'esperienza. No, lì forse hai capito la differenza che c'è tra cinema e TV. Abbastanza. Senti, io dando una letta ai registi dei vari episodi di Distretto di Polizia, sì, vedo Antonello Grimaldi, Alessandro Capone, Renato De Maria, Monica Bullo, Riccardo Mosca, eccetera. Ecco, la domanda che ti faccio è: il rapporto tra compositore e regista, so che può essere, che è un rapporto molto delicato, che si basa su equilibri. Tu come lo vivi dal punto di vista operativo? So che ogni regista è diverso, però in generale. Esatto, ogni regista è diverso e ogni film è diverso anche da parte dello stesso regista. Io quello che ho imparato, diciamo, in questi 23 anni di attività è che l'unica regola che esiste nel cinema è che non esistono regole. Cioè, quindi in effetti a seconda del progetto può cambiare il meccanismo e l'approccio, no? Anche tra persone che si conoscono. Devo dire che ci sono alcuni casi specifici che ormai da tempo portiamo avanti, con cui si è creato veramente una costante collaborazione. Parlo di, per esempio, Enzo Monteleone, ma soprattutto dei Manetti. Con Manetti Bros ormai sono 17 anni che lavoriamo insieme, no? E chiaramente la conoscenza dell'altra persona fa sì che certi passaggi logici in qualche modo vengano ampiamente superati, perché dati in qualche modo per scontato. Però detto ciò, si lascia sempre spazio anche all'improvvisazione, al cambiamento, no? del punto di vista, e il farlo credo che sia anche una forma di intelligenza, insomma, per evitare di ripetere se stessi continuamente. Infatti in questo senso, ad esempio, una domanda che ti volevo fare è che molto spesso nascono quei connubi tra regista e musicista che poi rimangono nella storia, no? Uno sì, pensa certo, a Fellini, Rota, Leone, Morricone e via dicendo. Ma a volte si trovano anche registi che cambiano musicista in continuazione. Come ti viene invece dal punto di vista sempre operativo di lavorare con registi che hanno un certo trascorso, ma che cambiano costantemente musicisti? Influisce o non influisce? Sì, influisce inevitabilmente, soprattutto se c'è stato un passato che non è tuo. No? Quindi e anche lì, appunto, non ci sono regole. A volte succede che questa cosa si concretizza con l'ascolto di musica fatta insieme, non necessariamente sul film, ma proprio così, come desiderio di capire qual è l'alfabeto su cui muoversi, no? A volte succede che i registi, appunto, magari con cui non ho lavorato, hanno già delle idee molto precise e intendono promuoverle, no? Quindi a quel punto io cerco di farle proprie e
inevitabilmente diventano mie, cioè. Ti è mai capitato di affrontare le famose temporary track dei montatori e dei registi? E in quel caso, qual è il tuo rapporto con la temporary track? Allora, raccontiamo anche qui qualche aneddoto, perché vale la pena. Allora, se ti ricordi... allora spiego un attimo brevemente che cos'è la temporary track per chi non la conoscesse. Okay. E a volte il regista o il montatore, prima di parlare o misurarsi con il compositore ufficiale, appoggiano delle musiche, si dice così in gergo, cioè mettono delle musiche a commento provvisorie per poter fare il montaggio, ma non solo. Dopodiché arriva il musicista... E viene sostituita la musica non originale da quella originale. Ecco, questo è il temporary track spiegato velocissimamente. Ecco, prego. Giusto per dire un aneddoto, per far capire quanto può essere deleterio questa cosa, qualche anno fa, adesso non ricordo quando è uscito il film Il Gladiatore. Sì. Capolavoro. Musiche meravigliose. Hans Zimmer. E Elisa Gerhard. Elisa Gerhard. E anche qua, c'è anche un po' di Italia lì dentro, perché ci sono dei brani presi da un disco del fondatore degli Actual. Ah, sì. Walter Maioli. Ci sono dei pezzi di Walter Maioli, quindi c'è anche un po' di Italia. Vabbè, comunque. E quindi che succede? In quel periodo noi facciamo alcuni film e i montatori avevano pensato bene di utilizzare appunto musica temporanea per sviluppare poi... la musica definitiva, e regolarmente per un anno io ho trovato sempre montate le musiche del Gladiatore. Ora, perché il trend era quello. Sì. Ora, è vero che un uso a volte improprio di una musica rispetto a come è nata può creare anche delle soluzioni inaspettate, no? Però qual è il problema di fondo? È che sarebbe stato impossibile, noi non avremmo mai avuto accesso a mesi di produzione, tempo, budget, eccetera, eccetera. Orchestre, no? Quindi, insomma, le temporary track sono anche utili. Devo dire che io non sono uno che nega la possibilità che possano dare anche un aiuto allo stesso compositore in qualche modo, no? È chiaro che segnano un percorso, no? E quindi rischiano di essere troppo deficitarie nelle scelte possibili, perché magari esistono altri mondi rispetto a quelle che vengono indicate. Sì. E il problema grosso è che nel momento in cui compare magicamente il compositore, che di solito arriva verso la fine delle lavorazioni, il regista, il produttore, il montatore nel frattempo hanno un po' acquisito quel tipo di musica e l'hanno fatta propria e se ne sono in qualche modo innamorati, no? Quindi spesso è difficile poi a creare mondi alternativi, ecco. Questo è ancora più giusto nell'ambito delle canzoni che vengono sincronizzate, no? Lì ho visto fare delle cose micidiali, anche perché lì entrano in scene diritti, certo, di sincronizzazione e via discorrendo. Ecco, senti, continuando ad andare avanti con tutto ciò che hai fatto, invece qui vado proprio io, nel senso, c'è un vostro lavoro che a me piace tantissimo, e sto parlando del Giudice Mastrangelo. Ah. Io vi ho sempre ritenuto, sia te che De Scalzi ovviamente, forse i compositori più vicini a un certo lavoro sulla musica tradizionale, sulla musica etnica, o quello che si diceva una volta world music, molto attenti, sì, perlomeno a questo, anche se poi siete molto moderni da un altro punto di vista. Sul Giudice Mastrangelo io ho trovato questo, cioè ho trovato dei colori che sono quelli del meridione, descritti in maniera molto elegante, mai didascalica. Ecco, volevo che parlassi un po' di questo lavoro. Ma sai, quello che noi cerchiamo sostanzialmente ogni volta che affrontiamo un film o una serie che sia, cerchiamo di coglierne l'essenza, perché dall'essenza poi deriva tutto il resto, no? Cioè, nel caso del Giudice Mastrangelo, noi in effetti siamo partiti dall'idea della sigla,
spesso succede in alcune serie, ma in quel caso specifico ancora di più, però ci dava l'opportunità di raccontare veramente un mondo, che era il mondo del giudice Mastrangelo, no? Sì. Tutte le puntate erano ambientate in Puglia, una Puglia meravigliosa, magica, con attori fantastici, una bellissima fotografia, io una bellissima fotografia. Quindi tutti questi elementi erano già presenti nella sigla. Allora noi abbiamo cercato di immaginare un nostro profondo sud, diciamo soprattutto per l'uso degli strumenti che abbiamo fatto nella sigla, ma non è che abbiamo poi cercato di andare dietro, che so, alla pizzica salentina, certo, o la taranta, cioè abbiamo evitato quel mondo, abbiamo creato il nostro sud, la nostra Puglia, no? Anche nel Bagno Turco, il nostro primo film, lì c'erano molti elementi, diciamo, che risuonano in qualche modo turchi, però era la nostra Turchia, una Turchia riveduta con gli occhi e le orecchie di chi ha ascoltato veramente tanta musica nel tempo, anche musica tradizionale, e che in qualche modo l'ha digerita e l'ha metabolizzata e rivisitata. Sì, certo. Questo. Vado avanti e oltre, passo avanti su Giuliano Montaldo, 4 volte 20 anni, che è un documentario che testimonia, sì, anche il fatto che appunto fate anche documentari. Giuliano Montaldo secondo me è una persona meravigliosa. Io purtroppo non l'ho visto questo documentario, ma invito... molto interessante. Infatti. E dopo allora l'ispettore Coliandro, questa è un'altra serie televisiva a proposito di collaborazione con i Manetti, che dura da quanto? Allora, ti racconto la storia di Ispettore Coliandro. 11 anni vedo qui. Sì. Allora, la storia di Ispettore Coliandro è così fatta. I Manetti girano una puntata pilota, che poi è il primo episodio dell'Ispettore Coliandro. E quando l'abbiamo incontrati, loro sono stati molto schietti, dicendo: noi vogliamo fare un certo tipo di operazione molto, molto sincera, dove c'è da piangere si piange, dove c'è da ridere si ride, senza tante sovrapposizioni mentali. Cioè, te l'ho detto in italiano, loro sono stati molto più franchi. Okay. Esatto, e quando ci hanno detto questa cosa, noi l'abbiamo visto come una forma di liberazione, no? Cioè, come dire, finalmente ci divertiamo, no? E la loro indicazione era un'indicazione molto precisa, cioè quella di recuperare in qualche modo il mondo del poliziottesco, il mondo del funky, il mondo di quel tipo di thriller, e riadattarlo appunto al mondo di Coliandro, no? Però sapendo che era un tentativo, perché quello era appunto un pilota, non c'era niente, non c'era un progetto veramente a lunga scadenza. Poi ci siamo chiusi in studio con alcuni musicisti per una settimana e abbiamo improvvisato, no? E abbiamo registrato ore e ore e ore di musica. Scelto quelle che ci sembravano le performance più interessanti, a quel punto abbiamo iniziato a riorchestrarle, no? Aggiungere quindi tromboni, trombe, flauti, violini, archi e compagnia bella, per arrivare quindi a una sorta di macroscopica, veramente macroscopica, libreria musicale, che poi abbiamo riadattato veramente sul primo episodio. E invece poi ha fatto il botto, no? E ancora adesso noi ogni tanto attingiamo quella famosa libreria sonora. In realtà ogni volta inventiamo qualcosa di diverso, cioè tutti i film, perché io li considero film, non episodi, Coliandro sono dei film a sé stanti, che non è un atteggiamento tipicamente da produzione di serie televisiva, tutt'altro, perché di solito, come è successo anche per esempio per il Distretto di Polizia, dopo un certo punto abbiamo iniziato a lavorare in una logica un po' più da produzione di serie, no? Quindi più massiva, pensando a qualche tema principale e lasciando poi ad altri addirittura il compito di rielaborarla, montarla, eccetera, eccetera.
quella, insomma, quella è la fase catena di montaggio, diciamo, esatto. Così ti è capitato altre volte di arrivare a fare una colonna sonora con questa pre-produzione che mi dicevi, cioè chiusi dentro una sala a provare e a fare materiale? Non così. Lì c'è stata veramente una grandissima libertà. Grandissima libertà dovuta al fatto che i Manetti hanno esattamente idea di quello che vogliono fare. Cioè, al di là del fatto che loro possono sembrare così scanzonati, sono in realtà dei professionisti pazzeschi, e lo sono dall'epoca. Da tempo. Senti, allora, va bene, è regalata la chiusura, non la pre-chiusura, anzi, su questo rapporto con i Manetti è andato a sfociare su Amore e Malavita, da 2017. Esatto. E poi è stato anche, per me Donatello, la colonna sonora che avete fatto appunto con Aldo De Scalzi. E anche la musica. Anche protagonista mi sembra anche qui Morelli, se non vado errato. Peraltro un musical, anche questa volta, prima parlavamo del Giudice Mastrangelo, rapporto che avete con il Sud, cioè essendo genovesi tutte e due avete questo rapporto col Sud singolare, cioè vi hanno dato cittadinanza onoraria o qualcosa del genere. Sai che è vero, mi ha scritto, anzi ci ha scritto ad Aldo e me il buon De Luca. No dai, il buon De Luca. Ho il papiro che inneggia la nostra napoletanità. No. Probabilmente non sapeva neanche che siamo genovesi. Però sai, è pazzesco, perché in realtà secondo me una delle più belle canzoni napoletane scritte negli ultimi anni l'ha scritta un genovese, no? Sì. Questo per dire. Ecco, la cosa buffa di questo lavoro, che è stato un lavoro veramente esaltante, e dato che è tutto in napoletano tranne due canzoni che sono in inglese, noi Aldo ed io dovevamo lavorare su dei testi che stavamo man mano rivedendo con l'autore dei testi, cioè Nelson, e iniziare a presentare dei provini che fossero, diciamo, presentabili, appunto, no? Cioè che dessero, quindi già in una fase avanzata, ecco. E chi doveva cantare? Ah, giusto. No, non mi dire che avete fatto... No, hai fatto la voce guida. Quindi, sia Aldo che me abbiamo cantato tutte le canzoni in napoletano, che noi abbiamo interpretato in quella lingua che noi chiamiamo napulitane, che è un'altra lingua. Sì. No, a parte questo, è stato veramente un lavoro pazzesco, molto divertente. E di nuovo ringrazio i Manetti, perché senza di loro una cosa così folle non l'avremmo mai potuta fare. Poi immagino lavorare con gli attori, poi trasformarli in cantanti non è una cosa molto, come posso dire, comune. Due anni di lavoro. Sì. Senti, ma adesso veniamo invece al presente, presente. E cioè, il presente era che a gennaio tu hai presentato un disco qui alla Casa del Cinema, se non vado errato. Io vidi su Facebook le fotografie di Pivio, dove si vedevano le famose sedie, una sì una no, per il discorso della pandemia. Allora, questo non è un disco che ha a che fare con il mondo delle colonne sonore, ma è un disco che ha a che fare, diciamo, più proprio con la discografia, con il rock, e quindi è un prodotto discografico soprattutto, che adesso poi ci farai vedere. Allora, una delle cose che mi ha incuriosito, l'abbiamo già detto in radio ma lo ripeto qui, è il comunicato stampa che vado a leggere, così vedete che questo signore, che lo vedete serio, in realtà serio. Allora, fintamente serio. Allora, in realtà negli anni 70, no, negli anni 80, ecco, vedo meglio. Allora, faceva parte di un gruppo, Scortilla, e dopo ce ne parlerai meglio. Allora, il 24 febbraio 1980 si teneva all'Udrix Club di Genova il primo concerto ufficiale degli Scortilla, gruppo di punta della New Wave italiana degli anni 80, che in quell'occasione mise il locale a ferro e fuoco sfasciando il palco. A 40 anni di distanza il quartetto si propone. Ora, la domanda che mi faccio è... allora, siccome credo siamo coetanei, quindi
quelli erano gli anni dei Gas Nevada, dei Confusional Quartet, anche del post-punk, voglio dire, esatto. Ma l'arrabbiatura rimaneva, ancora c'era, era lì dei fine anni 70, ma ancora c'era. Ci spieghi l'aria che si respirava in quell'epoca? Non allora, a me, agli sì, altri. Sì. No, l'aria era pazzesca. Cioè, Genova credo che sia stato veramente una fucina di tante cose, musica, teatro, cinema, comunque cose in cui la creatività era fondamentale. E, io diciamo facevo parte in qualche modo dell'area post-punk, chiamiamola così, e che aveva una sorta di sede a tutti gli effetti, che era un locale che si chiamava Psico, dove ci si agitava parecchio, insomma. E come nelle migliori tradizioni, essendo comunque diciamo nati a Who e Pane, o Pane e Who, abbiamo pensato bene che alla fine del concerto bisognava scassare tutto, insomma, cioè bisognava fare le cose fatte benino, no? A modino. Non essendo neanche tanto, come dire, consapevoli che poi quei danni li avremmo pagati noi. Ma per l'arte questo è altro. E non eravamo esattamente ricchi. Vabbè, comunque. Dopo un po' di esibizioni abbiamo deciso che bisognava fare un cambio di qualità e siamo passati di punto in bianco all'uso solo di sintetizzatori. E da lì è nato, diciamo, quello che poi effettivamente è stato un po' lo sviluppo, l'apice e anche, se vogliamo, anche la chiusura almeno di un periodo, cioè fino all'84, in cui Scortilla ha fatto un sacco di concerti, ha fatto dischi, abbiamo fatto il Festival Bar, abbiamo rischiato di vincerlo con un brano, diciamo, di techno pop, insomma, che si chiamava Fahrenheit 451. Bene, siamo arrivati al 40° anno da quel famoso concerto e quindi abbiamo pensato con l'altra persona che è rimasta, diciamo, attiva in qualche modo, che è Marco Dino, che spesso ha collaborato anche con me, con Aldo, nelle colonne sonore per scrivere testi. In questo caso lui ha scritto sostanzialmente i testi di questo disco, vi faccio vedere. Sì, guardate, ok, che è un vinile, come vedete, ma non voglio dire niente. Fai vedere un po' quello che mi hai fatto vedere. Dietro, poi spiego anche perché il del dietro, e poi faccio vedere altre cose. Sì. Dunque, questo è il disco vero e proprio, che è un vinile bello trasparente. Sì, okay. Guardate che meraviglia. Okay. Ma non contenti, perché a noi, insomma, volevamo in qualche modo tributare quel momento magico, abbiamo pensato bene di realizzare anche una bonus track che si trova qua. Allora, questo qua, faccio così, non so se vedete, sentite, non è esattamente un disco, questo è un flexidisc colorato, quindi siamo andati a cercare un posto che ancora riproduce i flexidisc. Un laboratorio. Sì, per chi non sapesse cosa sono stati, diciamo, una forma promozionale molto utilizzata negli anni 60-70 per realizzare appunto cose che potevano essere sentite lì al momento, oppure venivano spesso messe all'interno di riviste musicali e non, regalando appunto magari una specie di campione. Il disco è un disco in realtà di brani attuali, cioè sono stati fatti adesso, quindi niente di che ha a che fare col mondo di 40 anni fa, e la nostra produzione all'epoca era piuttosto dark. Questo è decisamente oltre il dark, quantomeno nei testi. Poi i suoni sono in qualche modo vicini al mondo, che so, che può essere dei Nine Inch Nails, giusto per fare una citazione. Ecco. Ed è stato effettivamente, credo, l'ultima occasione, quantomeno a Roma, sociale, di poter fare qualcosa che avesse a che fare col mondo della cultura. A maggio dell'anno scorso avevo fatto un concerto a nome mio, perché al di là appunto del lavoro che faccio con Aldo, io porto avanti una mia diciamo ricerca musicale, sì, che qualche volta coincide anche con quello che facciamo con Aldo, spesso no,
E lì c'è stato il ritorno dopo appunto quasi 40 anni sullo stesso palco di Marco e me, e quindi per chi ne avesse voglia, insomma, in rete si trova questa registrazione, okay. E il brano si chiama The Return ed è tratto appunto da quel concerto del 3 maggio. No, ma l'altra cosa importante di Pivio, che, è una, che come vedete non si limita semplicemente a fare il compositore di colonne sonore, ma va molto oltre, è questo progetto che lo vede come invece nella veste di regista, dico bene? O quantomeno di co-regista, sì. In realtà la cosa nasce da un progetto iniziale che doveva essere sostanzialmente un videoclip, nato un po' di tempo fa, da un disco che si chiama appunto It's Fine Anyway. Fatto sta che con Marcello Saurino abbiamo realizzato quello che è diventato una sorta di primo capitolo di questa idea, e poi ci siamo messi con calma a scrivere la sceneggiatura, e fatto sta che la sceneggiatura l'abbiamo presentata appunto anche per il fondo ministeriale e l'abbiamo vinto. Puoi dire qualche cosa sulla storia? Sì, beh, la storia sono appunto 11 episodi collegati alle 11 canzoni presenti nel disco, ma in realtà prendono da parte del disco solo il titolo delle singole canzoni. Le storie sono delle storie molto distopiche, con un finale decisamente catastrofico. Sì. Avete presente i film della Marvel sui supereroi? Sì. Bene. Sì. Di solito quando il film della Marvel finisce, dopo un po', nei titoli di coda compare un piccolo promo. Ok. Noi stiamo per andare decisamente oltre. Se appunto riusciremo a fare il film nei modi e con i mezzi che vorremmo utilizzare, popolo che sarete lì a vedere e sentire il film, non scappate quando vedete i titoli di coda, perché è sbagliato. Perché lì inizia un altro film. Perché probabilmente inizia un altro film. Senti, con l'auspicio e con che la tua idea dei drive-in prenda piede, perché questa effettivamente non ci avevo pensato. Qui sai che a Roma ce n'era uno, certo. All'Euro, sulla Colombo, verso Ostia, a Casal Palocco, sì, che hanno riaperto brevemente e poi richiuso un'altra volta. Esatto. Non so bene la questione, il perché, però effettivamente quella dei drive-in potrebbe essere una soluzione. Senti, allora, con i drive-in, che mi ricorda più Canale 5 anni 80 che qualche altra cosa, io ti saluto e ti auguro ogni fortuna per tutto il resto delle 50 milioni di idee che tu hai per la testa. Speriamo, e dico altrettanto anche di te, perché grazie. Non è che tu sia da meno. Vabbè, no. Vabbè, adesso eri tu a intervistare, poi succederà prima o poi che faccio il contrario. Senti, baci, abbracci, grazie. Pivio o Roberto Pischiutta, esatto. Che sia. Ciao.